Mi dispiace, Caride. Io sono amico di Rosa. E questa amicizia non finirà certo perché vuole lei, ma solo se me lo chiederà Rosa. Ha capito? Qui l'unico che non vuole capire è lei. Lasci in pace Rosa. Mi dia retta. La lasci in pace. O se ne pentirà. Devi comprarmi del filo. Voglio farne uno per l'estate. Mm-hmm. E dove l'hai preso questo? Me l'ha prestato Marisa. Ah, aspetta che Roberto ti veda così indaffarata. Tu pensi che verrà? Perché no? È venuto 3 giorni di seguito. 2 volte. 3? 2, mamma. Ricevo visite molto di rado, quindi non posso sbagliarmi. Ma Roberto l'hai accolto con affetto. È molto gentile. Meno male. Conoscere un bravo ragazzo con cui ti trovi bene mi sembra che sia già qualcosa. A me sembra fin troppo. Perché? Ho paura di abituarmi. E che ci sarebbe di male? E se decidesse di non venire? Verrà il giorno seguente. Io voglio dire... E se non ritornasse più? E perché non dovrebbe ritornare? Io credo che anche a lui tu sia simpatica. Ne dubito. Perché ne dubiti? La sua vita deve essere così movimentata, così interessante. Nessuno gli ha chiesto di continuare a venire. Forse senza volere gliel'ho chiesto io, mamma. Non ti capisco. L'allegria con cui... l'accoglievo. Non cominciare con i tuoi ragionamenti, tesoro. Roberto viene perché gli va. Non ci sono altri motivi. La sua insolenza non le permette neppure di capire che non può minacciarmi, Caride. Ah, non posso. E perché? Perché Rosa vive in questa casa. Come un'inquilina. È vero. A proposito, vorrei pagarle l'affitto di quella stanza. Non può. Perché no? Perché io non accetto i suoi soldi. Che c'è? Perché siete così agitati? Tu non sai che sta succedendo? No, che sta succedendo? Il maestro e Roberto... Stanno solo parlando, niente altro. Stanno parlando o stanno litigando? A me sembra tutte e due le cose. No, 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 non darle retta, perché Teresa è una che esagera sempre. Ma sono arrivati alle mani. Beh, no, ma è questione di tempo, non ha visto che faccia avevano. Stai zio mio, no. Ma no, non ti agitare, Rosa, non c'è nessun motivo, perché io ti assicuro che stanno solo parlando. Perché stanno discutendo? Non lo so, è stato il maestro a volerli parlare. Oh, proprio oggi. Perché oggi? Che vuol dire oggi? Che vuol dire questo proprio oggi? Che Roberto era molto nervoso oggi, era geloso di tutti. Vuoi dire geloso di Esteban? Sì. Ah, no. Quest'affitto voglio pagarlo io. Ascolti, l'ho affittato a Rosa e me la vedrò solo con Rosa, non con lei. Lei non sa che genere di legame abbiamo tra noi. Sì, lo so. E non le pare una ragione sufficiente? Per me no. Se Rosa accetterà il suo denaro e vorrà pagarmi con quello, d'accordo. Ma con lei è diverso, Caride. A lei non avrei mai affittato casa. Stia tranquillo. Non ci sarà quell'opportunità. Lo spero. Non ho intenzione di vivere qui. È meglio. Infatti. E per me anche Rosa dovrebbe venire via. Certo, a casa di suo padre. Sì, o in qualsiasi altro posto. Bene. Se insisterà, riuscirà anche a convincerla. Perché crede che non vorrà? Perché Rosa ha trovato in questa casa l'affetto e il calore di una famiglia. Perché quando lei arrivò in questa casa era una donna disperata. E qui ha cominciato un altro lavoro che ora le permette di vivere. E tra l'altro è una ragazza riconoscente, lo sa? No, è solo ingenua. Questo lo crederei. Ma la nostra vita non si basa su ciò che lei crede. Quando lei dice nostra, si riferisce anche a Rosa? Io mi riferisco a mia madre e a me. E quindi le sue opinioni non possono che restare tali anche riguardo Rosa.
Questo si vedrà. Vede, noi altri sentiamo un grande affetto per Rosa, che naturalmente lei ha interpretato male. Ma non importa. Noi continueremo a provare lo stesso affetto. E questa sarà la casa di Rosa fino a quando lei vorrà restarci. Non per molto tempo. Lo vedremo. E sarà Rosa a dirlo. C'è altro che ride? Ha qualcos'altro da dire? Non era questo che volevi. Gliel'ho detto alla fine. Trovando una scusa. Ma che pretendevi che le dicessi chiaramente non ti amo più perché amo Ines? Non sarebbe stato più onesto. No, solo più crudele. Ora lo sai, Ines. Sa che tra noi è finita. Oggi le ho detto che volevo chiudere con tutti gli affetti che mi legavano al passato. Se non sbaglio ce l'aveva con me. Per intuizione. È stato triste vederla piangere. Sono d'accordo. E questo dimostra che non hai ancora chiuso con tutti i tuoi affetti. Dico con quelli del passato. Ines, non ti sembra di esagerare? Io sto lottando per te e per noi due. Stai lottando sul serio. Io ti vedo così calmo. Come se aspettassi che i problemi si risolvano da soli. Delia l'ha intuito. Ed è stato meglio così. No. Questo non è altro che una scusa. Ma perché? Secondo te cosa dovremmo fare? Io niente. Aspettare. E potresti dirmi che cosa dovremmo aspettare adesso? Mm-hmm. Voi siete stati insieme per anni, avevate dei progetti in comune. E questo avrà lasciato un'impronta dentro di te. È chiaro. Te l'ho già detto. Mi dispiace per lei, ma nient'altro. Non lo so, Carlo. Preferirei lasciar passare un po' di tempo. Oh, ma perché? Per vedere come reagirei tu e come reagirà Delia. Vuoi proprio vederci uniti? Io non vi vedo separati. Anche se è ciò che più desidero. Per favore. Le ho detto chiaramente che tra noi è finita. Ora perché deve continuare a torturarti? Tu non sai quanto mi piacerebbe crederti. E che cosa ti impedisce di crederci? Se n'è andato. Ne sei sicura? Ma credi che sia diventata cieca? Non c'è nessuno in cortile. E il maestro? Neanche lui. Ah, sarà andato su in camera sua. O avrà avuto da fare, non lo so. Forse sono andati via insieme. Sì, e dove? Se avevano detto che andavano a parlare in cortile, ed è quello che hanno fatto all'inizio. Tu hai sentito cosa si sono detti? Io no. Soltanto un pochino. Ho sentito che Roberto parlava con il maestro e lo trattava male. Davvero? Povero maestro. E lui che diceva? Non lo so. Io sono solo passata per venire da te. Avevano una faccia che ho avuto paura di ascoltare. Ma allora dimmi, Teresa, chi è stato ad iniziare il discorso? Il maestro. L'ha fermato e gli ha detto che voleva parlargli. Ma ne sei sicura? Ma se li ho visti. Il maestro gli ha detto che voleva parlargli. C'eravamo la signora Pierina e io. La signora Pierina stava preparando il pranzo e quando hanno iniziato non ci siamo sbrigate a rientrare per lasciarli soli. E dov'è il maestro ora? Non lo so. Vuoi che vada a cercarlo? Sì, vai, Teresa, per favore. Signora Pierina? Chi è? Sono Teresa. Arrivo. C'è Esteban. Rosa vorrebbe parlare. Che ti ha detto? Ma perché ti sei alzata, Rosa? Che ti ha detto? Eccomi, mi ha detto che non vuole venire. Che cosa è successo? Si è offeso? No, mi ha detto che... non lo so, che stava bene, di non preoccuparti, ma che non se la sentiva di venire. Roberto l'ha offeso. Questo è sicuro, Rosa. E adesso ce l'ha con me. No, non credo, Rosa, no. Bene, aiutami. Che fai, Rosa? Voglio andare dal maestro, Teresa. Ma no, tu sei matta, non puoi farlo. Teresa, ma non aiutami, ti rendi conto che è pericoloso. Rosa, il dottore aveva detto che non dovevi alzarti. Ma perché, santo cielo? Su, appoggiati a me. Sta attenta. Attenta, mi raccomando. Ma che bisogno avevi di alzarti, santo cielo? Attenta.
sta attenta, Rosa. Ma perché fai questo, Rosa? Avrei potuto convincerlo io. Sta attenta. Maestro! Maestro, devo parlare con lei. Rosa, ma dove va? Devo parlare con il maestro. Ehi, ma dove vai, Rosa? Devo parlare con lei. È molto importante, maestro. Ma almeno entra. No, io sto bene anche qui. Dammi una sedia. Se entri, maestro, starai... la tenga lei, per sì, favore. Sì, sì, sta tranquilla. Ma questa è una pazzia, Rosa. Non era Tieni, il caso Rosa. Di alzarti. Ecco. L'avevo fatta chiamare. Lei non è voluto venire. Rosa, io non voglio tornare sull'argomento. A me non fa piacere parlare male di quell'uomo. Che è successo tra di voi? Allora... Ecco, avranno parlato, che ne no, so io. Per favore, Teresa. Ma sta dicendo la verità. Prima hanno parlato e niente altro, certo. E Teresa ha ragione, non hanno litigato. Di cosa avete parlato? Di te. Non mi è piaciuta la faccia che ha fatto quando mi ha trovato da te e gliel'ho detto. E per questo lei non verrà più? Lui ha dei diritti, Rosa. Non più di quanti gliene abbia dati io. Sono già abbastanza. Sì, ma Roberto non può criticare le mie amicizie. L'amicizia di un uomo può essere fraintesa. Ma non c'è niente tra noi e quindi non deve pensare male. E se pensa male, peggio per lui. Questo si sa, chi si comporta male, pensa male. No, no, non si può dire che Roberto si comporti male. Si comporta bene con Rosa. Ecco, hai sentito? Perdonami, ma io preferisco uscirne. Ah, è così, maestro. E allora lei vuole abbandonarmi. Allora lei mi lascerà. E non mi verrà più a trovare. Ciao. Ciao. Hai mangiato? No, non ho mangiato e non ho neanche fame. Ti faccio preparare una bistecca? No, no, davvero. Papà? È uscito. È andato a casa di Angelica? Sì, penso di sì. Ehi, ma che cosa sono queste facce? Oggi pomeriggio è venuta Delia. Non c'eri più andato? Ma... È chiaro, allora si è stancata. E io le ho detto che tra noi ormai è finita. Ah, molto bene. Hai trovato il coraggio. Lo senti? Ma non è d'accordo? Ines pensa che dovevo essere più deciso. Ah, non le hai parlato francamente? Io le ho detto che ormai mi sento un'altra persona, che sono anche cambiati i miei sentimenti, i miei affetti, che il nostro rapporto non ha più ragione di essere. Ma io direi che basta. No, tua sorella pensa il contrario. Ma cosa c'entra lei? Non ci capisce niente. Tu la devi consultare per i film, per la moda. La poveretta non conosce altro. Ma certo, certo, io sono una ritardata. Sì, e di amore ne sa ancora meno. Era troppo occupata ad imparare le buone maniere per pensarci, giusto? Che stupido che sei. Se l'è presa. Ma non senti un po' freddo, Rosa? Non senti freddo qui fuori? No, no, sto bene, signora Pirina. Oggi fa caldo. E Antonio? È già ora di dargli il latte. Andiamo a vedere. Sì, hai ragione. Lei non mi ha risposto, maestro. Rosa. Io non smetterò mai di esserti amico. Non potrei più farlo, capisci? E ora, in quanto a venirti a trovare, io spero che tu comprenda. Non voglio essere un elemento di discordia fra quell'uomo e te. Lui è geloso. Ma questo non è giusto. Può darsi, ma anche se non è giusto, lui lo pensa. E ne è anche convinto. Che dovrei fare? Mettiti al mio posto. Tu lo ami? Sì, ma non quando l'accusa è ingiustamente. Tu lo ami, Rosa. E io lo so. E che cosa mi resta da fare? Cercare di essere discreto e di non intromettermi.
L'hai visto? Oggi l'ho affrontato, no? Ma lui non vuole ricredersi sul mio conto. Questo a me non importa. Non ti importa? No, maestro. La verità alla fine vince. Qualsiasi cosa si sia fatta per nasconderla. E la verità è che lei non poteva essere più corretto. Sì, ma lui non ci crede, Rosa. E questo che cosa vuole che mi importi, maestro? Ma che dici? Vede, maestro, a lui piace comandare. E io non lo permetto. Gli ho già detto che in questa casa non può venire a comandare perché non è casa sua. Lui mi deve amare così come sono. Con i miei amici e con tutta la gente che mi ha aiutata e che mi ha anche protetta. Accettando dove vivo e come vivo. Non si finisce mai di conoscerti. Perché, maestro? Perché sei una donna sorprendente. Sei davvero straordinaria, Rosa. Senta, maestro. Voglio che lei sappia che... io non voglio perdere la sua amicizia. Per questo sono venuta a cercarla. E questa è la cosa più importante per me. Si può anche vivere senza un uomo, lo sa. E in realtà si può anche vivere praticamente da soli. Ma non senza una famiglia. E la mia famiglia io l'ho trovata. Mio padre vive lontano e non sa di Antonio, io non gli ho detto niente. Invece voi avete sempre saputo e mi avete aiutata e protetta. E io non voglio perdervi, né per quest'uomo, né per qualsiasi altro uomo, mi capisce? Sì, certo. Se lei e Roberto litigherete, per questo lui deciderà di non tornare. Io non andrò a cercarlo, sarà un problema suo. Ma non permetterò che lei se la prenda con me e che non mi venga più a trovare. Rosa, io non ce l'ho con te. Ma non è venuto quando l'ho chiamata, maestro. Per non comprometterti. Ma lei non mi compromette, maestro, e questo se lo deve mettere in testa. Buono, buono, buono. Ha mangiato tutta la pappa, sapete? Aveva una fame questo birbantello. Adesso dai un bel bacio alla mammina, perché la mammina oggi è molto triste. Sì, dai, vieni qui. Dai un bacio alla mamma. Vieni. Da bravo. Su, dai un bacino alla mamma, che bel bacino. E ora un bacino al padrino. Sì, lo sai che il padrino si mette nei guai per aiutarti? Dagli un bacino. Su. Ecco fatto. Beh, adesso io vado a dormire, eh? Buonanotte. 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 Torna dentro anche tu. Sta rinfrescando, Rosa, e non vorrei che ti prendessi un raffreddore. Aspetta che ti accompagno. Su, appoggiati a me, dai. Forza. Attenta. Ma dove la porti? In camera sua, mamma. Ma così presto? Io dico, è stata per tanti giorni senza uscire da casa. Potrebbe venire da noi stasera e mangiare con noi, eh? Festeggeremo i suoi progressi. Sai, Teresa ha fatto un sughetto speciale. Che ne dici, Rosa? È un invito a cena. E ho pensato, non verrà. I discorsi sulle malattie l'hanno stancato. No, questo non è vero. Non abbiamo parlato solo delle tue malattie. Di solito è il mio tema preferito. Come no? Abbiamo parlato di musica, ad esempio. E mi hai insegnato molto. A me interessa molto la musica. È una passione da solitaria. O un piacere personale. Conosco tanti musicisti che vivono tra folle di amici. A me serve come compagnia. E non hai mai pensato di cercarti una compagnia più concreta, più umana? Cercare. E come cercare? Io non esco mai. Perché non esci? La mia vita è questa. E deve essere così senza alcuna emozione. Perché non ne conosci un'altra, Angelica? E ora dobbiamo cercare di rimediare. Rimediare? Andiamo fuori. Dove vuoi tu? Andiamo a mangiare, a teatro, a fare un giro in macchina, a prendere il sole. Ma a poco tu dovrai reintegrarti nel mondo. E perché? E perché no?
La mia vita... La mia vita non è mai appartenuta a questo mondo. E invece dovrà diventare come quella degli altri. Come dovrà? Dov'è tutta questa necessità? Tutta questa urgenza? È così che devo vivere. Serenamente. Io non ti dico di cambiare questa vita con una piena di emozioni. Permettimi di portarti fuori. Di farti uscire. Io voglio vederti sorridere. Posso sorridere anche qui, senza bisogno di uscire. Scegli un posto, Angelica. Voglio farti conoscere il mondo. Se tu lo conosci tanto, perché non lo scegli te? Salve, Don Cristobal. Come andiamo? Prendi un po' di sole? Il sole esce sempre quando gli pare. Certe volte passano giorni e giorni che non si lascia vedere. E quindi, quando c'è, devo approfittarne. E la bambina? Ah, è a lezione di inglese. Allora continua quel corso. Certo, è un corso molto difficile quello. Lo so che dura degli anni. Ah. E quelli di casa? Sono dentro. Anche Esteban? Esteban? Oggi non l'ho visto, deve essere andato a dare delle lezioni private. Oh. E senti, e dimmi un po', come sta andando con lui? Come sempre, bene. Oh. Bene. O almeno mi sembra. No, perché l'ultima volta... Ecco, mi pare che ti sei fatta portare al cinema, no? Sì, ma questo è stato qualche tempo fa. E non ci siete più andati? No. Io gli ho detto che avremmo dovuto rifarlo e che eravamo stati molto bene. Ah. E lui mi ha detto di sì. Mi ha detto di sì. Però poi non si vuole mai decidere. Ah, solo fare così vedrai che si deciderà. Chi lo sa, Don Cristobal. La vita è difficile. Ehi. E cos'è quel faccino triste adesso? Ma come, una ragazza bella come te, che oltretutto scoppia anche di salute. Ecco, nella vita la salute non è tutto, signor Cristobal. Non è tutto, ma è senz'altro una delle cose principali, no? Ciao, Esteban. Ciao, Mirta, come va? Ciao, Cristobal. Come stai? Io? Oh, bene, bene, bene. E chi è che dice il contrario? Deve essere la mia Mina, ma non darle retta, eh? Quella bambina parla sempre tanto per parlare. La sai una cosa? Dimmi. Io ho letto che qui vicino danno un film fantastico e è già un po' di tempo che avevo voglia di vederlo. Quando lo danno? Ecco, questa sera. Io non... Quindi oggi? Io non posso stasera, ho i compiti da correggere. Senti, io non ti ho chiesto di portarmi al cinema. Ti ho detto soltanto che davano un film che avevo voglia di vedere, ecco. E allora potremmo andarci un'altra sera? Certo. E chissà quando. Cosa c'è? Niente. Che è successo? Niente. Non ti metterei mica a piangere adesso, no? No. E chi piange, tu? Eh? E chi piange, io... Ciao, come stai? Che ci fai qui da sola? Ecco, sto aspettando. Ines non c'è? No, e Carlo neanche. Sono usciti insieme. È strano. Li hai avvisati? No, e non è affatto strano.
Sono usciti insieme e sono andati al cinema. È assurdo, no? Io immaginavo Carlo in lacrime tutto il giorno, oppure che vagava per casa pieno di dolore. Vengo e lui è andato al cinema. Ma Ines l'avrà convinto? Oh, senza dubbio. Ines l'ha convinto. Ma tu saprai che Ines ha fatto molto per consolarlo. E per rubarmelo. Che stai dicendo? Esattamente ciò che hai sentito, Roberto. Tua sorella me l'ha rubato. Delia, ma sei impazzita? Tra Carlo e Ines non c'è altro che una buona amicizia. Non essere cieco, Roberto. La loro ha smesso di essere un'amicizia da molto tempo. Ma non può essere. Carlo è entrato in questa casa come un nostro fratello. Questo lo credevate voi ingenuamente. Ma tua sorella non la pensava così. Buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao, Delia. Come stai? Bene. Papà, tu sapevi che Carlo e Ines sono andati al cinema? Ah, che bello. Alla fine è riuscita a convincerlo a distrarsi. Lei riuscirà a convincerlo di qualsiasi cosa. Delia, ora basta con queste sciocchezze. Non sono sciocchezze, Roberto. E non cercare di farmi stare zitta. Ma di che si tratta? Di una cosa di cui vi sareste accorti se aveste aperto gli occhi. Carlo sta sempre con Ines, da quando è venuto qui. Ma che cosa vuoi dire? È chiaro che sta con lei, sono buoni amici. Lui è stato accolto in questa casa come un figlio. Era proprio carino. Sì, mi sono divertito sul serio. Ciao, Delia. Mi pare vi siate divertiti. Sì, siamo stati al cinema. Lo sapevo già, me l'ha detto la cameriera. Certo, e Delia ne ha tratto delle conclusioni un po' affrettate. Capisco che una donna gelosa arriva a dire qualsiasi cosa, ma penso che sarebbe meglio che voi ora chiariate tutto quanto. Delia, io credo di essere stato abbastanza chiaro ieri con te. Hai detto chiaro. Delia sostiene che voi due non siete solo dei buoni amici. Ah, oh, ma questa è una sciocchezza. È la verità. Che hai detto? Il signor Caride non merita più altre menzogne. Ti sei deciso un po' tardi, non credi, Carlo? Mi scusi, signore, ma se fosse stato per me, l'avrebbe saputo dal primo momento. Lei può chiederlo a Ines. Ines è stata una buona amica che mi ha aiutato nel momento del dolore. Ma poi, con il passare dei giorni, abbiamo sentito un'attrazione che nessuno dei due aveva previsto. Tu sei stato accolto in questa casa come un figlio. Io ho sempre rispettato Ines, signore. E tante volte avrei voluto parlarne con Roberto. Ma sai, Carlo, io non me l'aspettavo. Ines non me lo ha permesso. Io volevo prima essere sicura dei miei sentimenti, papà. Assicurarmi che non fosse una cosa passeggera e che non fosse solo della simpatia per ciò che stava passando. Io volevo essere sicura di noi due, ma voi non riuscite a capirlo. Mi trattate come se lui fosse sposato e io cercassi di separarlo da sua moglie, ecco. Dopotutto, voi eravate solamente fidanzati. Questo doveva bastarti per rispettarmi. Io? Rispettarti io? Non ti pare che chi doveva rispettarti era Carlo? Ma qui non si tratta di rispetto. I sentimenti nascono dentro di noi e non si possono nascondere. Tu lo sai che il nostro rapporto si era raffreddato. Non so perché, ma all'improvviso ho perso ogni interesse. E non sarebbe stato corretto dirmelo. Delia ha ragione. Non vi siete comportati correttamente. Io non sono colpevole dei miei sentimenti, papà. Io avrei voluto dirglielo dal primo momento, dal giorno in cui sono entrato in questa casa. E cosa gli avresti detto? Io amo sua figlia, ma sono fidanzato con un'altra. Ma che cosa stai dicendo? Io ho consolato Carlo, ho parlato con lui. È questo che non mi perdoni, che sia riuscita a consolarlo? Io non ho niente da perdonarti. Tu non esisti per me. Delia, per favore, ora non offendere Ines. Lei non avrebbe mai voluto farti soffrire. Non avrebbe potuto farmi più male. Per questo ho taciuto. Perché fossi tu a capirlo. Sei un vigliacco, Carlo. E sta bene, lo accetto. Ma io speravo che tu potessi abituarti all'idea. Ora basta, Carlo. E fammi il favore di accompagnare Delia a casa sua. Papà... Io credo che non ci sia nient'altro da dire.
Delia, ti accompagnerò io a casa. Teresa, per favore, vai a chiedere alla signora Pierina il vestito rosa, perché ora verrà la cliente a provarlo. Adesso? Deve venire oggi, io devo ancora stirare le cuciture e imbastire l'orlo. Sarebbe il vestito di jersey della cicciona, vero? Sì, ma non importa, grassa o magra, le deve star bene, anche se grassi si può indossare bene un vestito, dipende dall'abilità della sarta. A me sembra che per quanta abilità possa avere la sarta. No, senti, a te non deve sembrare niente. Tu devi solo portarlo e stirarlo entro un'ora. Agli ordini. E già che vai, per favore, portali anche questo. Dile di passarlo a macchina esattamente dove è imbastito. Lei sa già tutto. Va bene. E sbrigati, perché poi dovrai comprarmi alcune cose. Ieri sera ci hanno invitati a cena e io voglio ricambiare. Vuoi forse invitarli qui? No, prepareremo solo qualcosa di buono e poi ne manderemo di là un bel piatto. Loro hanno più di te, Rosa. E tu non devi cercare di fare come loro. Io non voglio fare come loro, Teresa. Voglio ricambiare. Non è bene abituarsi a ricevere sempre da tutti e a non restituire mai. Ciao, Ines. Come stai? Sono Angelica. Ciao, Angelica. E tu come stai? Sempre uguale. Oggi mi stavo chiedendo che cosa ti era successo. Io non ti ho più vista. Hai smesso di venire. Sì, ma sono accadute molte cose. Molte cose, Angelica. Belle? No. Non hai bisogno del conforto morale delle tue amiche? Non ti siamo mancate? È tutto molto recente, Angelica. È accaduto oggi. Ma vorrei parlarne con te quando mi sarò tranquillizzata un po'. Sì, magari domani farò un salto. So che Roberto è venuto spesso a trovarti. Vuoi parlare con lui? No. Non ho chiamato per parlare con tuo fratello. Ho chiamato per parlare con te. So che ti ha trovata molto simpatica. Veramente. Mi fa piacere che ti abbia detto così. Davvero non vuoi che te lo chiami? Davvero no? Maestro. Sì? Io ho appena consegnato un vestito. Ho chiesto alla cliente un po' di più. Pensavo che mi avrebbe mandato al diavolo. Invece guardi. E così potrò pagarle per la prima volta l'affitto. Ma che cosa stai dicendo, Rosa? Tu dovrai pagare i conti. No, no, li ho già pagati. Beh, allora dovrai comprare qualche altra cosa. No, quali altre cose? L'importante è l'affitto. Senti, io non ho bisogno di quei soldi. Perché vuole che mi senta come se lei mi tenesse qui solo per pietà? Ma tu lo sai che non è così. Questa stanza era inutilizzata da tempo, te l'ho già detto. E non sarò né più povero né più ricco senza quei soldi. E invece io mi sentirò più povera se lei non li accetterà. Ma tu ne hai bisogno, questo lo sappiamo. Allora parliamo chiaro. Se ci tieni. Voi avete accolto in casa vostra una donna sola con un figlio, giusto? Sì. E lei vuole che io mi senta come se questa fosse casa mia, giusto? Certo. Bene. E allora per sentirmi a casa mia devo pagarla, maestro, altrimenti mi sentirei molto male. Carlo, sei già ritornato. Eccomi qui. L'ho lasciata alla porta. Dov'è Ines? In camera sua. Che guaio. Oh. Dimmi almeno che tu mi comprendi. Ma certo che ti comprendo, per forza. Però avresti dovuto parlarne un po' prima. Ines non voleva. Ma tu perché le hai dato retta? Tu sai che il mio rapporto con Delia era già finito da tempo. Ma ormai mi stavo convincendo che non era la donna per me.
E la donna per te chi sarebbe? Ines? Io l'amo, Roberto. Ma non credi che si somiglino molto? Non dirò sciocchezze. No, no, io lo dico perché è la verità. Hanno le stesse fissazioni. I vestiti, le cose da fare, la competizione con le amiche. No, Ines non è così. E poi non si è fatta avanti lei. Solo perché è troppo orgogliosa. È stato reciproco, lo vuoi capire. E poi mi è stata così vicina in questo momento di dolore. Io mi sentivo tanto solo. Lasciamo stare. Qui il difficile sarà convincere papà, Carlo. Lui è un uomo un po' all'antica, tu lo conosci da anni, papà. Ora crederà che tu abbia tradito la sua fiducia. Io voglio sposare Ines, Roberto. Sì, ma penserà che tu dicevi lo stesso di Delia. Ma non l'ho sposata. Va bene, va bene. Tanto se vi amate. Prima o poi la cosa andrà in porto, non credi? Non ci sono opposizioni che tengano né del padre né di chiunque altro, se vi amate. Niente potrà separarvi. Sei già tornato. Così presto. E cosa credevi che fossi rimasto lì? Senta, davvero mi sentirò mortificata se lei non mi permetterà di pagare l'affitto. Ah, ci mancava questo. Senti, e perché? Lei non dice che sono un'inquilina? Beh, gli inquilini pagano. Solo quando possono. Appunto, io adesso posso, maestro. Quanto le devo pagare? Io non lo so. Vabbè, va bene. Pensiamoci insieme. D'accordo. Allora, vediamo un po' il... E il signor Cristobal quanto paga? Mi paga una follia, poveretto. Se tu sapessi. Sì, sì, me l'immagino. Vede qualcosa Mina mi ha raccontato. Sì, però lui non ne sa mica niente, eh? Quindi non dirglielo, per favore. No, no, stia tranquillo, maestro. Ecco, io sei Claudio. Quanto pagano? 1000 pesos al mese. Vabbè, va bene, pagherò anch'io così. Ma non stare dicendo sul serio, è esagerato. Loro sono in due, lavorano e hanno una buona paga. Beh, ma anch'io ho un buon lavoro. Ah, sì? E quanto prendi per un vestito? Ma questo non c'entra niente, maestro. In fondo, quanto guadagno è affar mio. Io le voglio dare quanto le danno loro. Ecco qui i soldi. No. Che te li ha dati? Ah, no, maestro. Nessuno. Li ho guadagnati col mio lavoro. E lui voleva darmeli, ma non li ho accettati. Ci ha provato anche con me. E lei non ha accettato? No, ma figurati. E allora, maestro, mi venga incontro, d'accordo? Lo accetti da me. È stato un comportamento inqualificabile. Non tentare di difenderlo. Papà, ma se si è innamorato, che colpa ne ha? A me pare che si innamori con eccessiva facilità. Perché? Per la fidanzata? E chi non ha avuto una o più fidanzate? Ci sono fidanzate e fidanzate, e per Carlo e Delia era ufficiale. Certo, almeno finché è durata. La realtà è che prima di informarci lui parlava di amore ad un'altra donna. Le diceva ciò che sentiva. Non si possono frenare i sentimenti. Sì, signore. Puoi tacerli fino al momento adatto. Sì, te lo voleva dire. No, lui non doveva dirmi niente. Prima doveva parlare con quella ragazza e con la sua famiglia e poi fare tutto il resto. Questa è roba l'antica. No, signore. È così che deve fare un uomo per bene. Se aveva parlato col padre per entrare in quella casa, allora doveva parlargli anche per uscirne. Ma questo una volta, papà, per favore. Ormai le coppie si dividono così, senza tante cerimonie. Sì, sì, l'ho visto. L'ho accolto con ogni rispetto e lui non ne ha mostrato affatto. Papà, si è innamorato di tua figlia, non è mica una disgrazia. Vivendo nella mia casa non è corretto.
Ma forse è successo perché stavano sempre insieme, ecco tutto. Ah, che amore. Sì, tutto è cominciato così, per caso, per affetto. Non doveva cominciare. Ed era preoccupata. La sua voce sembrava così triste al telefono. Allora si è innamorata. Di Carlo? E tu come sai di Carlo? Ines mi parla sempre di lui. E poi mi avete detto che ora vive in casa sua. Ma questo solo da pochi giorni, da quando sono morti i suoi genitori. Ah. Il fatto è che lui aveva una fidanzata ed è questo che sta preoccupando enormemente Ines. E di che cosa è preoccupata? Carlo non si decide a lasciare l'altra. No, non è questo il problema, Angelica. Ho saputo che l'ha già lasciata, ma non so, Ines si sente irresponsabile. Responsabile? Mm-hmm. La prende, ecco, come se fosse una colpa, un tradimento.